Presidente Pazzalli, che importanza ha questo nuovo impianto per Fondazione Fiera Milano? Ha un impatto fondamentale sulla competitività di Fiera Milano, che grazie a questo impianto sarà possibile essere l'impianto fieristico più sostenibile del nostro paese e quindi con la capacità di attrarre eventi internazionali che chiedono la sostenibilità come prerequisito. Anche in previsione dei giochi olimpici, questo può essere un tassello importante. Sì, questo impianto consentirà di rendere quasi autonomo tutta la gestione energetica delle Olimpiadi, delle gare che si svolgeranno su questi impianti, sulle due piattaforme, lo speed skating e l'hockey di ghiaccio femminile. Beh, l'obiettivo è di produrre energia rinnovabile, in Regione Lombardia e di produrla a Milano e produrla in un posto che è quella di Fiera Milano, che ha un consumo energetico ovviamente molto importante poiché è diventata una grande fiera e quindi anche nella logica dell'autoconsumo, autoconsumo che ha l'enorme vantaggio di non transitare tramite la rete di distribuzione, che in questi anni è particolarmente stressata proprio per l'incremento dei consumi elettrici che sono legati alla diffusione delle pompe di calore, delle auto elettriche, dei piani induzione, tutto quello che sta avvenendo. Quindi è un impianto da 18 MW di picco che, per farlo capire alle persone, è in grado di generare l'energia che viene consumata da circa 8.000 famiglie. Quindi un impatto, come dire, estremamente significativo anche in termini di riduzione della CO2 per la nostra città. Siamo in un'area del paese dove non c'è vento, quindi non si può ovviamente applicare l'eolico, l'idroelettrico neppure, non ci sono montagne, e quindi è chiaro che in provincia di Milano le uniche rinnovabili che possono essere sviluppate sono appunto quelle solari. Essendoci una forte antropizzazione e quindi molti edifici, utilizzare i tetti è certamente una buona cosa, soprattutto quando si hanno a disposizione tetti enormi come questo, che consentono di costruire impianti che sono tra i più grandi del mondo in termini di numero di metri quadri. Sono 330.000 metri quadrati, diciamo, forse in Europa c'è un altro impianto delle stesse dimensioni, però ecco, stiamo parlando di impianti davvero enormi. L'investimento per l'azienda? Stiamo parlando di un investimento di circa 15 milioni di euro, abbiamo costituito una società ad hoc insieme a Fiera Milano per la realizzazione di questo impianto, e fa parte, diciamo, degli enormi investimenti che stiamo facendo come A2A nelle rinnovabili. Abbiamo stimato nel nostro piano industriale 2035, che è stato presentato l'11 di marzo, abbiamo 4 miliardi e 7 di investimenti sulle rinnovabili, circa 1 miliardo sull'idroelettrico, 3 miliardi e 7 su eolico e fotovoltaico. Quindi, diciamo, questo è un pezzo dell'investimento che stiamo facendo. Questo impianto sarà in grado di rendere Fiera Milano autonoma dal punto di vista elettrico? Sì, la cosa interessante è che l'impianto è nato per fasi, oggi accendiamo l'ultima, e è come se è cresciuto l'impianto in funzione della crescita anche dei consumi energetici della fiera, perché gli impianti fotovoltaici sono particolarmente efficienti sul tetto se l'energia viene consumata proprio dall'edificio stesso, e qui siamo esattamente in questo caso. Quindi diciamo che con questo impianto Fiera Milano raggiunge un livello di autosufficienza estremamente importante. Ovviamente una connessione alla rete, una quota di energia dalla rete arriverà sempre, peraltro Fiera Milano oggi sta già acquisendo anche il resto dell'energia completamente green, però il livello di, diciamo, di autosufficienza che garantisce un impianto di questo genere è elevatissimo. Dipende anche dagli anni. Adesso, per esempio, stiamo parlando di un po' di mesi in cui piove sempre, buona notizia per l'idroelettrico, un po' meno per il solare. Quindi, che cosa rappresenta questo fotovoltaico per la regione Lombardia e per l'Italia anche in generale? È la dimostrazione della direzione giusta alla quale si deve guardare per applicare il concetto di sostenibilità. Queste sono iniziative che vanno nella direzione giusta, che fanno diventare la nostra regione, che già oggi è quella che produce il maggior numero di energia sostenibile, ancora più nella direzione del realizzare quello che l'Europa ci chiede. Ecco, noi crediamo che questo sia l'equilibrio giusto. Allora, un progetto di fotovoltaico che si inserisce a pieno nel piano di sostenibilità 24-27.
Sì, è una parte fondamentale del nostro piano di sviluppo, è il secondo pilastro più importante, è un abilitatore al business e un grande posizionatore nel ranking competitivo internazionale.